Liguria 2021, collegato con noi da Roma, il neo sottosegretario alla sanità Andrea Costa. Buonasera e benvenuto a Liguria 2021. Buonasera, un saluto a tutti. Allora, oggi il giuramento, sottosegretario alla sanità, intanto se l'aspettava Costa? Beh, direi di no, assolutamente, è arrivato all'improvviso, inaspettato e ovviamente mi sento una grande responsabilità e cercherò ovviamente di portare il mio contributo, il mio lavoro, il mio impegno e cercherò di fare del mio meglio. Come si è arrivati a questa nomina, secondo lei? C'è stato un lavoro anche politico? Sappiamo che lei è il riferimento di Maurizio Lupi e lei ha anche insistito molto negli ultimi mesi e anni a tenere vivo quel simbolo di Liguria Popolare, sacrificando anche probabilmente un'elezione in Consiglio regionale attraverso altre formazioni alle ultime regionali. Anche questo può aver pesato in senso positivo nella sua scelta? Ma io credo che nella vita e anche in politica soprattutto per me la coerenza è un valore. Io ho costruito questa esperienza di Liguria Popolare e tanti amici hanno aderito a questa esperienza. Ci siamo radicati in tutta la nostra regione e ovviamente mi sembrava non giusto e inopportuno rinnegare la storia di 5 anni e magari per un'ambizione personale. E da lì la scelta di correre con la lista insieme agli amici di Forza Italia è stata la scelta che ci ha permesso di mantenere la nostra identità, tant'è vero che noi eravamo presenti dentro al simbolo e abbiamo potuto tenere in piedi la nostra comunità e la nostra iniziativa e la nostra presenza politica, tant'è vero che il gruppo consiliare in regione si chiama Forza Italia e Liguria Popolare, abbiamo l'ottimo e valido consigliere Muzio che porta avanti l'iniziativa all'interno del Consiglio, ripeto, credo che... Qualcuno ha detto anche che è stata un po' una rivalsa nei confronti di Toti e di Cambiamo la sua nomina, è così oppure con il governatore Ligure in qualche modo si sono riappianati dissapori, se mai ci sono stati? No, ma guardi, io ripeto, per me la coerenza è un valore, il mio riferimento politico è sempre stato fin dall'inizio del mio percorso l'amico, prima che onorevole Maurizio Lupi, con lui ho iniziato la mia esperienza politica, c'è sempre stato vicino in tutte le nostre campagne elettorali in Regione Liguria e quindi ho continuato con coerenza, con lealtà e con serietà questo percorso. È chiaro che questa nomina è arrivata perché nella trattativa politica, diciamo, c'è stata alla fine la volontà di riconoscere al nostro simbolo, noi con l'Italia, perché Liguria Popolare ovviamente è un'esperienza locale, un'esperienza regionale, territoriale, ma a livello nazionale siamo federati con noi con l'Italia e io ringrazio Maurizio Lupi che mi ha dato questa grande opportunità, questa grande responsabilità che spero di essere all'altezza di portare avanti, però credo che sia stato, può sembrare per certi versi un percorso magari improvviso e inaspettato, però c'è un percorso che dura da anni, fatto di tanta stima, di tanta condivisione e ripeto di coerenza che per me è un valore, quindi da lì la mia scelta di non fare altre scelte in occasione delle elezioni regionali, ovviamente la scelta che feci qualche mese fa non mi ha consentito di essere eletto in Consiglio regionale, ho continuato il mio impegno, ho continuato a farlo con molta umiltà e con serietà all'interno del Consiglio Comunale della Spezia e oggi è arrivata questa grande opportunità, però credo che rientri nelle dinamiche della politica. Ecco, poi magari dopo mi dice anche qual è il rapporto con Toti, ma prima le faccio vedere un servizio che mette in luce anche quella che è, diciamo così, quelli che sono gli equilibri politici da un punto di vista geografico in regione, perché non è l'unico spezzino eletto e sa che è nominato nel governo Draghi. E allora con Stefano Rissetto vediamo questo contributo, questa copertina di oggi. Spezia Nazione, tutto il resto è meridione. Lo slogan da stadio, vuoto il picco, diventa attuale non tanto per le Aquile in Serie A, di recente oltretutto passate dalle mani recheline di Gabriele Volpi e quelle del finanziere statunitense Robert Platek, quanto per la percentuale di liguri estremo orientali nel governo Draghi. Un tempo c'erano i Taviani, i Cattanei, i Burlando e le Pinotti a rappresentare l'equazione Liguria-Genova, mentre nel lungo consolato berlusconiano la nostra regione aveva avuto la stella polare a ponente nell'impero di Scaiola.
Adesso comanda la Spezia, non tanto nella classifica del campionato di A, dove le due genovesi stanno per ora davanti ai bianchi d'Italiano, quanto a Palazzo Chigi. Riprende infatti il posto di ministro Andrea Orlando, già all'ambiente con Letta e poi guardasigilli con Renzi e Gentiloni. Coniuga il vice segretariato del PD col Dicastero del Lavoro. Molti dicono che di Liguria si sia sempre occupato poco, fin da quando era stato spedito commissario a Napoli, all'occasione di riprendere contatto col suo territorio stremato da problemi occupazionali. Tra i sottosegretari invece ecco Andrea Costa, Valdivara, alla Sanità e Stefania Pucciarelli, Valdimagra, alla Difesa. Perfino a Genova, nel Palazzo della Regione De Ferrari, comandano gli Apui, Toti e Giampedroni. Se chiudiamo con Raffaella Paita, che alla Camera guida la Commissione Trasporti, scopriamo una Liguria che, almeno in politica, parla spezzino. Ma già 6 anni fa, per quanto allora non geograficamente, la nostra regione si era spostata a destra. Costa, come si spiega tutto questo potere nel Levante della Liguria? Ma io non so neanche se ci sia una spiegazione. Tra l'altro vorrei ricordare che ci sono anche altri parlamentari che rappresentano tutto il territorio regionale. Quindi... Beh, quello sicuramente, almeno quello per ora, poi in attesa di come, della nuova legge, degli effetti della nuova legge elettorale. Credo che al di là delle appartenenze, quando se ne ricoprono ruoli così importanti, occorre avere una visione più ampia, quindi indipendentemente dalla provenienza. Io credo che abbiamo una grande opportunità per la nostra regione, abbiamo l'opportunità di essere in un governo di unità nazionale che quindi può fare veramente tante cose positive anche e soprattutto per la nostra regione. Credo che l'impegno nostro deve essere soprattutto finalizzato a questi obiettivi, quindi mi auguro che ci sia la possibilità di collaborare, di condividere scelte per dare risposte ai cittadini in un momento maledettamente complicato come quello che stiamo attraversando. Quindi, ripeto, al di là delle provenienze, e credo che possa essere anche un caso sostanzialmente. L'importante ecco, invece è insomma, il tema, la materia, la materia che dovrà seguire Costa è quella della sanità e quindi insomma sicuramente il tema più centrale in un momento come questo. Intanto le chiedo, per venire alla strettissima attualità, cosa ne pensa della decisione di Draghi di sostituire il commissario Arcuri, decisione di giornata da molti, diciamo così, invocata da tempo, e in che modo insomma, lei potrà dare un contributo in questo momento così delicato? Beh, in merito alla scelta dell'avvicendamento Arcuri, io credo che da più parti e da più tempo si chiedeva una discontinuità e credo che in questo senso sia una forte discontinuità e quindi ovviamente saluto positivamente e mi auguro che si possa aprire una nuova fase, un nuovo ciclo. Per quanto riguarda il mio contributo, io credo ovviamente il mio ruolo non è un ruolo tecnico, ma è un ruolo politico e credo che ci sia molto bisogno di politica, di una buona politica che sappia fare sintesi, che sappia mediare tra quelle che sono le esigenze dettate dai dati scientifici, perché ovviamente non possiamo non tener conto di tutti i nostri concittadini che hanno perso la vita, che continuano a perdere la vita, ma dobbiamo anche pensare alle nostre attività, alle nostre famiglie, alle scuole, ai tanti imprenditori che sono in difficoltà. Ecco, credo che in un momento come questo il contributo della politica possa essere quello di aiutare a trovare una sintesi che tenga conto, da una parte, ripeto, le esigenze sanitarie, ma dall'altra un paese che ha bisogno di ripartire. Quindi il mio contributo è di natura ovviamente politica, non di natura tecnica, di tecnici ce ne sono già tanti e quindi credo che forse speriamo che la politica torni, questo, la buona politica. Questo può servire. A questo proposito, insomma, lei è sottosegretario ovviamente di tutta la nazione, ma un occhio alla Liguria lo potrà fare. Ha già parlato con il governatore Toti delle scelte, delle strategie che possono essere fatte per i temi della sanità, ovviamente della lotta al Covid, le restrizioni, insomma tutti i temi che sono al centro del dibattito oggi, i vaccini? Beh, assolutamente, ci siamo sentiti, ci incontreremo presto, abbiamo tanti temi di cui parlare ovviamente in materia sanitaria, tra l'altro il nostro Presidente ha la delega alla sanità, quindi saranno tante le occasioni e i momenti di condivisione e di incontro. C'è da gestire certamente una pandemia, una campagna vaccinale, abbiamo anche tante opere che riguardano l'edilizia ospedaliera della nostra regione, quindi credo che, ripeto, siamo di fronte a una grande occasione, un'occasione storica, e dipenderà dalla nostra capacità di saperla sfruttare e di saperla gestire. Io credo che se ognuno farà la sua parte, ognuno di noi metta da parte le bandiere, le contrapposizioni politiche, io credo che veramente, io lo dico sempre, quando iniziai l'esperienza di Liguria Popolare sono sempre stato convinto che in politica ci fosse bisogno di moderazione, di
condivisione, di confronto e non di contrapposizione. Ecco, in un momento come questo credo che più che mai ci sia bisogno di provare a condividere il più possibile le scelte. Le chiedo un primo impegno, guardando il prossimo servizio che abbiamo preparato, che fa riferimento a quello che è accaduto oggi proprio all'esterno del Consiglio regionale della Liguria, con i rappresentanti delle malattie rare che chiedono una risposta proprio sul tema vaccini. Andiamo a sentire quello che hanno detto e poi un commento, le chiedo un commento. Sono stati finalmente ricevuti i nostri rappresentanti in relazione alla mancata programmazione del vaccino delle malattie rare e dell'inserimento in una data precisa che doveva essere più o meno dopo gli ottantenni, mentre invece non risultano i malati rari e i loro caregiver, non risultano essere stati inseriti in una lista, per cui noi ad oggi non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale, nonostante già abbiamo scritto al Ministero, alla Regione, abbiamo avuto la comunicazione che di sì, che saremmo stati inseriti insieme agli over 80. Invece poi questo non è avvenuto. Ci si parla ogni volta di fase 1, fase 2, fase 3, non abbiamo ancora capito in che fase siamo, quando la nostra fase comincerà. Quando sarà organizzata questa vaccinazione? Chi sono i fragili, chi sono gli ultrafragili, quali categorie ci sono? Non c'è una testa che pensa veramente che cosa, chi e cosa ha la priorità per i vaccini. Noi siamo sempre in emergenza, siamo sempre nella complessità, per questo i discorsini semplici non ci entriamo, noi siamo complessi, abbiamo bisogno di persone che prendano in carico la complessità. Costa, un impegno su questo tema da tutte le istituzioni sarà necessario, perché le malattie rare, i fragili, gli ultrafragili sicuramente sono la priorità per quello che riguarda la campagna vaccinale. Beh, assolutamente, assolutamente mi prendo l'impegno. Questo è un tema che certamente va non solo affrontato ma va risolto. L'ho detto prima. Sulla campagna vaccinale evidentemente c'era bisogno di un cambio di passo, c'era bisogno di discontinuità e credo che la nomina fatta oggi vada in quella direzione. Quindi sono convinto e mi auguro che presto riusciremo a dare le risposte a chi ne ha bisogno e quindi anche in questo caso per quanto riguarda gli affetti di malattie rare. Sottosegretario Costa, io la saluto, la aspettiamo anche quando sarà a Genova per un confronto ancora più ampio qua nei nostri studi per parlare dei temi legati alla sanità, anche alla politica come abbiamo fatto questa sera. Grazie e grazie, naturalmente grazie a voi per buon lavoro. Grazie e grazie per il servizio che fate per la collettività. Grazie. Grazie, noi ci vediamo tra poco.